Stefania Vicini, redazione Guida Viaggi. Siamo in compagnia di Angela Zennaro, direttore retail gruppo Blu Vacanze. La novità di quest'estate è stata l'accordo commerciale con Open Travel Network. Vorrei sapere quali passi andrete a fare adesso insieme. Ma allora, l'accordo commerciale è stata la volontà di creare una partnership, perché sono due realtà distributive e decisamente eterogenee tra di loro, sia per ubicazione territoriale sia per policy. Per cui in realtà questa vuole essere una partnership che si svilupperà poi negli anni, per andare ovviamente sia verso monte sia verso valle a creare delle alleanze forti anche verso i fornitori e verso le agenzie. Quindi adesso non possiamo ancora anticipare nulla, diciamo, concretamente su possibili, non so, magari campagne mirate congiunte o azioni particolari? No, questo oggi non è assolutamente nei piani, nel senso che le due realtà manterranno la loro politica commerciale, quindi è proprio una partnership verso il fornitore che consentirà lato agenzie di poter avere una capillarità in termini di presenza, di collocazione del prodotto, ma le due reti, i due gruppi continueranno a portare avanti la propria politica commerciale. Per quanto riguarda il gruppo Blu Vacanze, quali sono gli strumenti che in quest'anno avete dato alle agenzie di viaggi per affrontare la situazione contingente e quelli che poi vorrete offrire in vista appunto dell'inverno? Quest'anno abbiamo voluto supportare le agenzie soprattutto in quello che era la criticità dell'affluenza dei clienti, perché inevitabilmente la contrazione economica ha portato un rallentamento e un ritardo del cliente in agenzia, per cui le abbiamo supportate sia in termini di marketing e di comunicazione, sono state fatte varie campagne di comunicazione a livello nazionale, sia campagne stampa che radio, e a questo è stato sempre supportato una campagna commerciale periodica. Nell'arco dell'anno abbiamo organizzato circa 40 operazioni e eventi che potessero dare al cliente dei messaggi forti di convenienza ad entrare nei nostri punti vendita, perché il nostro messaggio non era quello della scontistica, il messaggio era quello dell'affidabilità, della gamma, del prodotto e soprattutto della professionalità. Per quanto riguarda invece la politica che andrete a sviluppare sulle agenzie di viaggio in termini di formule che voi adottate, cosa ci puoi dire in merito? Allora, il gruppo continuerà il suo processo di ampliamento della rete, ovviamente mantenendo come oggi core business il mondo dell'associazione in partecipazione, ma questo si affianca sempre di più il mondo dell'affiliazione, quindi in realtà i due canali continueranno a muoversi in maniera parallela. Benissimo, grazie.